città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. Vieni. Com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è... Sulle note di questa bella canzone di Giorgio Gaber, che parla di come è bello vivere in città e come è bella la città, come si sogna di esserla, con questo triste servizio ci vogliamo rivolgere al signor sindaco, così come all'amministrazione comunale tutta, per portare alla sua conoscenza un grave problema che, oltre ad essere tale, rappresenta una deplorevole vergogna per Randazzo e per i randazzesi. Senza contare la pessima immagine che se ne dà ai forestieri e ai turisti che giornalmente vengono a visitarla. Premettiamo che tutto questo rappresentato con questo filmato non vuole assolutamente essere un attacco alla sua persona, così come a tutta la sua amministrazione. Tutt'altro. Lei è a capo della nostra comunità solamente da pochi mesi e quindi niente può esserle addebitato in ordine di problematiche del passato e a quello che stiamo vedendo. Da oltre 20 anni nessuna delle precedenti amministrazioni ha ritenuto opportuno, oltre che doveroso, provvedere alla definitiva sistemazione di una delle più importanti vie che attraversano il nostro centro storico, mi riferisco alla via Marconi e alla collaterale via Colonna. Definirle trazzera di campagna è un titolo irreverente, ma non per queste vie, bensì per le trazzere che dalle volte sono meglio tenute. Per anni si è andato avanti con l'operazione tampone, otturando e sistemando alla meglio le innumerevoli buche, ma sarebbe meglio dire fossati. Riteniamo che con tutto quello che si è speso in tutti questi anni, riparando e tamponando le innumerevoli buche, senza alcun risultato, ma anzi peggiorando la situazione, con quei soldi probabilmente si sarebbe potuto rifare ex novo. Transitare per esse è veramente un pericolo, sia per i pedoni sia come per le macchine. Proprio l'altra sera abbiamo assistito all'ennesima caduta, fortunatamente senza brutte conseguenze, di una povera signora anziana che abbiamo anche aiutato a rialzarsi. Purtroppo a Randazzo, fin dal dopoguerra, continua ad essere messa in atto una sistematica azione distruttiva e non conservativa di quello che i nostri padri con tanto sacrificio avevano realizzato nel corso dei secoli e che la guerra ci aveva risparmiato. L'ultimo scempio in ordine di data, via Cairoli, che anziché essere ripavimentata con il vecchio basolato lavico, un tempo presente, si è preferito asfaltarla. E pensare che anche essa fa parte del centro storico, ma almeno questo è transitabile in modo decente. Certamente a Randazzo non sono solo queste vie bisognose di sistemazione, ve ne sono anche delle altre, ma ben altra cosa è la situazione di questa a cui ci riferiamo. Piange il cuore vederle ridotte in questo stato, senza contare, come dicevo prima, dell'immagine negativa che acquista Randazzo all'occhio soprattutto dei turisti e dei visitatori. Ci sforziamo sempre di più a far ripartire questo martoriato paese, pubblicizzando la sua storia, i suoi monumenti, la gastronomia, l'accoglienza e quant'altro, ma poi trascuriamo la cosa forse più importante, una buona viabilità. Egregio signor sindaco, questa non vuole essere una polemica nei suoi confronti. Ripeto ancora che a lei non può essere imputato niente di tutto ciò.
ma proprio in quanto nuovo amministratore lo esortiamo a trovare il modo come mettere definitivamente fine a questo terribile obbrobrio. Ringraziandola per l'attenzione che vorrà prestare a questo nostro servizio, porgiamo a lei e all'amministrazione tutta l'augurio di buon lavoro nell'interesse della nostra Randazzo. Grazie.